Lo scudetto dei motori, quelli a due ruote, è finito nuovamente tra le mani del motoclub Sebino. Inarrestabile la squadra presieduta dal vulcanico Costante Bontempi, che anche quest'anno gli assoluti d'Italia di enduro al termine della nona e ultima prova andata in scena in provincia di Pordenone, si è confermato in vetta tra i sodalizi dello stivale. Per il Sebino si tratta del quinto tricolore consecutivo a testimonianza di un dominio a 360 gradi, il modo migliore per festeggiare il 50° anniversario di un motoclub che ha scritto la storia a livello italiano e internazionale. Abbiamo terminato gli assoluti, le ultime due giornate delle nove vicino a Pordenone. E cosa dire? Ci ho fatto due ragionamenti. Negli ultimi 9 anni siamo partiti con 3 volte terzi, poi secondi, e adesso sono 5 anni che vinciamo gli assoluti d'Italia di enduro e è ovviamente una soddisfazione enorme. Certo, piloti della valle ce ne sono solo qualcheduno, non sono tutti, però ovviamente per arrivare a certi livelli devi andare a pescare dove ci sono i migliori. Anche se ovviamente il Guarneri è della valle, i ragazzi della Coppa Italia, Giacomelli, Vaira sono della valle. Rizza che sta andando benissimo nei Major della Valle, il Guarneri della Valle, quindi abbiamo ovviamente dei piloti egregi della Valle Camonica, però per arrivare a un certo livello dobbiamo andare a cercare in giro. Noi 7 titoli anche fino adesso li abbiamo portati a casa, abbiamo ancora in ballo 2 o 3 titoli, poi abbiamo il Guarneri e il Freeman al Mondiale, che la settimana prossima c'è il Portogallo e quella successiva la Francia. Quindi per onorare, diciamo, i nostri 50 anni, io mi sono andato da fare per delle cose, il libro e altre robette, però in effetti i piloti sono andati da fare per ottenere dei risultati che danno lustro al nostro motoclub. E se addirittura d'arrivo ci sono ancora una serie di trofei, al buon Costante resta solo un piccolo rammarico, il secondo posto alla 6 giorni di Enduro ISDE. È vero, quello alla 6 giorni, che poi il mondiale anche per club, 163 motoclub di tutto il mondo, siamo finiti secondi. È un bel risultato, però fino al quinto giorno eravamo in testa. Certo, se all'inizio ci dicevano fate secondi su 163 motoclub, avevi detto dai, che bello, però trovarsi lì e non farcela, un po' di rammarico resta.